Draghi, oggi reagiremo agli shorts delle persone più ricche su Roblox, ma non prima di avervi ricordato di comprare il mio libro sulla scuola, se volete andare a bere a scuola o se volete sentirvi meglio e non sapete cosa fare, se ti annoiate, qualunque cosa, il libro è in libreria ovunque e su Amazon, al link in descrizione, quindi mi raccomando, è strafigo. Draghi, il primo praticamente è questo qui che chiede: qualcuno vuole entrare nel mio club per ricchi? Oh mio Dio, certo, io. Tu? No. Non se ne parla. Perché? Perché tu non puoi entrare, sei troppo povero. Ah, ok, peccato. Guardate che petto c'è. Oddio, aspetta, torna indietro. Che faccia ha fatto pure lei? Beh, se l'è meritato, eh. Questo tizio invece è un tizio praticamente ricchissimo e che ci vuole spiegare come diventare ricchi. E quindi noi ce lo guardiamo, ovviamente, perché, cioè, chi tra di noi non vuole diventare ricchi? Come diventare ricchi? Ok, immagino che abbia questa voce, no? Con i baffi. No, te lo sto chiedendo io. Ma sono rimasta male. Ok, allora, questo è un noob invece, che praticamente sta facendo il suo primo avatar. Orribile, orribile. Ragazzi, non so cosa sono questi avatar, ma non sembrano proprio... Questo, ok, questo già qualcosa in più, ok, cioè ci può anche stare. Ogni volta sta migliorando meglio, capito? Cioè, imparando i nuovi look. Che cos'è questa cosa di patatine? Oddio mio, è il bello che costano un sacco di Robux. Quella sedia a rotella o la banana costano tipo più di 100 Robux, aiuto. Ok, e poi mettono tutto assieme, io non capisco. Anche a voi è capitato che tipo le persone più ricche di Roblox facciano cose del genere? Tipo si vestono da schifo o con cose assolutamente che non hanno senso. E poi questi qui sono gli slender. È il nuovo trend di Roblox. Tutti si stanno vestendo così ormai. Che devo dire, non mi dispiace. Non mi dispiace troppo, mi piace. Ora invece siamo qui con questa tizia che vuole dirci i pet gratis. Ok, come li prendiamo? Ovviamente tutti ci abbiamo provato ad avere dei pet gratis. Onestamente, mai riuscita. Oh, ragazzi, una volta avesse funzionato. Una volta, no. Salta tre volte. Ma chi vuole prendere in giro? Buttati nell'acqua qui. Così, a cavolo. Ok, che cosa dovrebbe succedere? Vediamo, pet? È successo qualcosa? E poi salta qui 10 volte. 2, 3, ok, 9, 10, vai. Ok, ha saltato tipo 80 volte. Secondo me non funzionerà. Guardate il mio inventario. Ma per favore, ma ti immagini avere tutti quei pet solo perché ha saltato un paio di volte e si è fatta una nuotata in piscina? Ragazzi, non credete mai a queste cose. Questa è una scammer. Sì, è proprio una bugiarda. No. Raghi, prima di passare al prossimo video, vi ricordo che se volete dei consigli utili, veri, che funzionano e che non sono scam, il libro è soprattutto in descrizione o in libreria. Comunque, avete appena visto che cosa è successo? C'è praticamente questo tizio ricchissimo, ok? Che guardate un po'. Boom, vestito da povero, noob, ragazza poverissima, capelli da orribili, eyebor, aiuto, datemi un pet. È così che sono diventati ricchi, questi orribili schifosi, ma tanto verrete bannati un giorno, ecco, vai, questo ragazzo ci è riuscito. Questo bambino ricco invece vuole far vedere tipo i soldi, no? Che ha troppi soldi e quindi deve farli vedere agli altri, deve vantarsi perché i genitori gli hanno comprato questo, quello. E quindi guarda, vedi, questo costa un sacco di soldi. Non so se lo sapevi. Sono queste le persone che mi fanno schifo. E infatti l'altro, per vendicarsi, gli ha fatto vedere: guarda, io ho i pet più belli di te, anche se non me ne vanto, così si fa. Ok, questa è una storia invece di come una persona povera, oh... Poverino, guardate che noob, senza niente, nella strada. È diventato ricchissimo, ricco sfondato. Probabilmente potrebbe farsi il suo Brookhaven da solo. Comunque qua piange, chissà come è diventato ricco, perché è sempre difficile da poveri diventare ricchissimi. È in strada, praticamente sta morendo di fame, è quasi morto. Non so cosa sta succedendo, ma ce la fa? Cioè, perché deve diventare ricco? Non è che tipo... muore, succede qualcosa? Qualche momento più tardi. Voglio solo essere felice. Ah, così? Così? Diventa ricco? Ha espresso un desiderio e non lo so, è successo un miracolo? Beh, devo dire che è ricco, sì. Ma i capelli sono rimasti uguali, ragazzi. Cioè, ho un taglio di capelli, cacchio. È orribile. Ti prego, cambia acconciatura. Hai così tanti soldi, perché hai ancora quei capelli tutti attaccati, orribili, marroncini? No, ragazzi, i capelli, mi raccomando, eh.
Questa invece è una di quelle battaglie epiche, uno scontro fra titani, toh, tipo la battaglia tra lui, che anche lui ha i capelli quelli brutti, da noob, e tra lei, che è tipo vestita abbastanza bene, e tipo devono flexare i pet su Adopt Me. Voglio vedere che con cosa se ne esce lui, perché con quei capelli, con quei vestiti, dove vuoi andare? Che pet vuoi tirare fuori, scusami? Infatti lei dice, sono sicura che il tuo best pet sarà il cane, e lei tira fuori il dodo, che ci sta. Adesso fammi vedere il tuo, lol. Ok, preparati. Cacchio, ho frustrato. È inaspettato, ragazzi, non me l'aspettavo nemmeno io. Ma che cacchio. Perché tutti i ricchi si divertono a trollare la gente, a vestirsi così di cacca. Questo invece fa una specie di challenge così. Ricco, ricco oscuro, oppure vestiti gratis. Voglio vedere come si cosa vuol dire per ricco oscuro. Ricco tipo di quelli con le ali, no? O quelli senza le gambe, che ancora non so perché la gente si copre quelli che non hanno le gambe. Vabbè, comunque. Ok, la Shadow Head, il coso da bandito. Ok, ho capito che outfit, poi la spada costa un sacco. Oddio, si sta trasformando, vediamo. Che figo, è stato bellissimo, ragazzi. Mi piace, ottimo outfit. Questa invece è una battuta ovvia, tipo di come le persone ricche camminano su Roblox. Infatti non lo so neanche io come camminano, non lo capisco, perché guardate, lo vedete, ha un coso della gamba da una parte e un'altra gamba rotta dall'altra. Ma perché? Ma come vuoi camminare? Ma come mai? Ma io mi chiedo, non lo capisco, ve lo giuro. Ok, questo ragazzino invece so rich check. Praticamente farà sicuramente vedere quanto cacchio è ricco. Anche lui la gambetta. Oh cacchio. Ma questo è finto. Ti prego, dimmi che è finto. Sono tutti mega. Non è possibile avere tutta sta roba. Ma vi immaginate avere tutto con le giraffe? Non ci credo. No, secondo me è finto. Lei invece, come diventare ricci con niente su Adopt Me? Vediamo un po'. Ha una mucca che si chiama Marshmallow. Una mucca neon. Ok, che cosa stai facendo con Marshmallow? Sta camminando in casa sua tranquillamente. Non sta facendo niente. Praticamente anche questa scamma sicuramente scambierà un po' delle uova che trova qui e lì. Però ragazzi, ovviamente ci vuole sempre tempo per diventare ricchi. Non è tipo una cosa da salto qui e allora divento miliardaria. No, mi dispiace, magari funzionasse così. Li vorrei anche io quei soldini. Se fossi una ragazza ricca, check, sempre la solita, le solite personcine ricche. Vediamo un po'. Oh, ha cambiato aspetto. O è quello di prima? Perché io vedo solo una rana nella sua testa. Cioè, se fosse ricca sarebbe una rana o ballerebbe così, non l'ho capito. Questo invece secondo me è molto molto interessante. Sono praticamente tutte le persone più ricche di Roblox, sono i loro account. Allora, abbiamo questo tizio, parte 1 oltretutto. Roblox, 6 milioni di follower, che è tipo quello ufficiale di Roblox, ok, che è il più famoso, quindi ovviamente sono i più ricchi. Poi c'è questo tizio che si chiama Hazard, con 5.000 follower, ma ne ho più io di follower, ma che cacchio. Poi Preston, 283.000 follower, questi sono tanti, E poi Saturni Day, che penso siano davvero i più ricchi, oppure quelli che hanno speso più Robux tra tutti gli altri. Ragazzi, voi quanto avete speso di Robux? Io penso di aver speso tipo almeno 100 euro di Robux, come minimo. Ditemi voi quanto avete speso e soprattutto ricordatevi che è uscito il mio libro, andate a prenderlo in libreria e ci vediamo domani. Ciao!